Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi iniziamo una nuova serie sulla Land of Italy, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vado a ricordare anche che in descrizione sono tutti i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming e così facendo potete aiutare la mia partner a crescere. Allora ragazzi, eccoci qua finalmente sulla Land of Italy e iniziamo quindi una nuova serie e vi ricordo che è uscita proprio ieri sul sito di Edo. Per il momento è soltanto per PC, per console uscirà più in là. E per tutti i miei amici di console, capisco la vostra delusione che dovete aspettare ancora un bel po' di tempo. Vi capisco perché anch'io una volta ero da console e quindi vi posso capire. Comunque dai, pazientate ancora un po', dai, che prima o poi uscirà anche sul modab. Allora, iniziamo qua, siamo sulla farm, quella che ci dà di partenza. Eccola qua, questa dove, insomma, la farm delle pecore, quindi iniziamo da questa farm qua. Ho cambiato un po' qualcosina, ho fatto un video proprio fatto uscire ieri sera per riservato per i miei cari abbonati, che saluto, il Diablo, Fausto, Lumax e Marco, dove siamo andati un po' a cambiare tutti i vari mezzi, perché ho deciso, insomma, di usare i mezzi che dico io. Quindi abbiamo venduto tutto e abbiamo messo i nuovi mezzi, che adesso vi farò vedere. I campi ci abbiamo l'11 e il 10, quelle città di partenza, in più io ho preso il campo anche numero 27, dove questo qua, dove è a erba, quindi abbiamo anche un campo ad erba, visto che abbiamo la stalla delle pecore, quindi mo prossimamente inizieremo subito subito con le pecorelle. Allora, intanto vi faccio vedere tutti i mezzi che ho scelto. Allora, si parte dai trattori. Ho scelto tre trattori. Eccolo qua, il Fiat 480 di Peppe, il mitico 180-90 di Edo, versione questa arancio, e il Landini Power Farm, e questo per quanto riguarda i trattori. Poi ho preso un rimorchio della Brandtner, perché ce l'ho messo qualche mod di rimorchi italiani, ma quelli là per il momento sono troppo grandi per questi trattori che ho, quindi ho usato uno di media grandezza, che è questo qua. Quando riguarda la seminatrice, ho preso la Mascar Montana, queste sono tutte cose che trovate sul modab ufficiale. Poi ho preso il Reaper Valentini, che è uscito ultimamente sul modab, anche questo qua. Poi uno spandifertilizzante della Sipma. Per quanto riguarda la fienagione, ho preso la FBR, la Gaspardo. Poi ho preso un voltafieno della Vigon, se non sbaglio. No, della Fella, boh, mi ricordo. Bigon o Fella, non mi sto a ricordare. E per quanto riguarda la pressa, ho preso la mitica Galignani. Quindi diciamo che ho cercato di prendere più o meno un po' tutti i mezzi italiani, almeno per all'inizio. Poi pian piano poi andremo a cambiare in base alle esigenze. Mentre per quanto riguarda come si chiama qua, la Mietitrebbia, ho levato la TX32, ho preso una bella Laver da M300 autolivellante, eccola qua. Quindi andiamo un attimo a vedere i campi. Eccoli qua sopra, ce l'abbiamo. Ci abbiamo il 10 e l'11. Ho visto che sono già pronti per essere raccolti. Sono a frumento, eccoli qua. Quindi ci abbiamo, aspettate, non ho messo. Ok, mo sì. Purtroppo sono da dare la calce, e fertilizzati a zero, quindi diciamo che la raccolta sarà un po' misera, secondo me. Non avremo un grande raccolto di frumento. E visto che abbiamo il frumento, ho pensato di iniziare anche subito con le galline, visto che qua in farm abbiamo anche il pollaio oltre alle pecore. Quindi con sto frumentino qua ci possiamo già iniziare con le galline. Che ne pensate? Io penso che vada bene, vada bene. Quindi l'ingresso per andare ai campi è qua dietro, dove c'ho il silos e tutte queste cosine qua. Quindi io direi di iniziare subito subito a lavorare senza perdere tempo. Come potete vedere qua, raga, purtroppo i mezzi li ho dovuti mettere tutti fuori, perché non ci sono tanti capanni da poter usare. Quindi l'idea mia, mo vediamo un attimo qua, di a fare qualche pit
piccola modifica nei prossimi video, tipo qua di rimuovere tutta sta robetta qua e mette un paio di capanni proprio lungo qua questa strada dove ci sono tutti i mezzi, perché se no li devo lasciare tutti fuori. Quindi penso di andare a mettere qualche capannetto, un paio di capannetti, insomma, mo vediamo. Ok, quindi io direi di iniziare subito subito, perché così senza che perdiamo tempo, e vediamo se riusciamo, prendiamo pure qualche gallina, così iniziamo subito pure con le gallinelle. Allora, vediamo un po', andiamo al campo e iniziamo subito a lavorare, vediamo, speriamo che ci passo qua, ma io non penso, raga, no, non ci passo. Vedete il problema dei mezzi un po' più grandi è questo, no? Perché a livello di campi, diciamo che i campi sono pure abbastanza grandi, quindi i mezzi grandi stanno pure bene per poter lavorare, ma per muoverli su queste stradine un po' strettine è un po' complicato, quindi dobbiamo stare attenti a scegliere i mezzi. Questa trebbia secondo me è già troppo grande per questa mappetta qua, vedete qua è un po' più complicato girare. Comunque vediamo, speriamo che ci passo qua sto ponticello, perché non passo neanche qua, raga. Vedete, questo è un gran problema adesso, è un gran problema perché non posso passare da nessuna, però posso passare di là, aspettate, ho trovato un'altra stradina, mo datemi tempo di, insomma, di impararmi un po' le stradine, perché mo, allora io qua ho visto che possiamo passare pure di qua, proviamo, proviamo, perché ce la dovremmo fare, quindi se passiamo di qua ce la dovremmo fare. Allora, tutto sta a imparare un po' le stradine. Eh sì, dai, qua si può fare, dai. Allora, mo questo qua, lasciamo qua la cosina qua, il carrellino. Eccoci qua. A posto. Iniziamo subito la trebbiatura del frumento. Allora, agganciamo. Allora, per quanto riguarda le impostazioni della partita, mo vi faccio vedere pure quello che ho messo. Allora, andiamo un attimo a vedere al volo cosa abbiamo. Allora, ho messo un'altra grande scusate, non vi stavo a dire, un'altra grande novità di questa serie è che ho aumentato i giorni al mese. Di solito faccio un giorno, adesso ho messo due giorni. Perché? Perché io ho fatto una prova giocando, insomma, su una mappa, ovviamente l'ho messa a tre giorni al mese, e devo dire che mi sono trovato bene ed è molto più realistico, perché per esempio, soprattutto quando si fa finagione, avete visto, bisogna fare tutto in uno stesso giorno, non è tanto realistico, no? In questo modo puoi fare più, le fasi, per esempio la lavorazione del fieno, in più giorni, ed è più realistico secondo me, no? Ma pure per altre cose, perché innanzitutto possiamo impostare, anzi mettiamolo subito, il tempo, che possiamo mettere pure più, che va più, avanti più velocemente, visto che adesso abbiamo anche la possibilità di che il mese dura due giorni, quindi abbiamo più tempo per fare altre cose. Poi c'hai più tempo per sistemare gli animali, ed è molto più realistico secondo me. Quindi ho messo i giorni al mese a 2, quindi vediamo come va, ma io già ho provato, raga, e mi sono trovato veramente bene. Comunque, dai, quindi questa è una grande novità che sto portando poi su questa serie. Ho fatto dei due giorni, che tante volte capita pure che avete visto che in un giorno fate 2000 lavorazioni e il tempo di gioco casomai è passato soltanto un'oretta, quindi non è tanto realistico. È più bello che casomai inizi a fare un lavoro e arrivi a sera che hai terminato, no? Quindi c'hai più tempo per fare altre cose, insomma, pure se non finisci puoi finire casomai il giorno dopo. Quindi secondo me è un'ottima cosa mettere il tempo, insomma, i giorni almeno a 2, sarebbe l'ideale a 3, che io ho messo 2 comunque. Ok, dai,
Abbiamo qua la paglia, sì, la raccogliamo poi. Vediamo se farci le balle oppure la raccogliamo sfusa. Poi vediamo un attimo. Perché mi sa che le stalle le balle non le prendono. Quindi vediamo un attimo se prende fare raccoglierla sciolta o a balle. Comunque sia, se facciamo le balle possiamo comprare un trituratore che è quello che soffia la paglia, no? Per intenderci, possiamo usare quello. Vediamo un attimo. Quindi l'intenzione mia quindi è di iniziare subito secondo me con le galline, perché poi con le uova più avanti possiamo usare per la produzione del pastificio. Qua poi mo dobbiamo iniziare a fare soldi, perché insomma l'obiettivo sarà quello di comprare un po' tutte le farm, però avete visto che i prezzi di queste farm sono un po' proibitivi. Per esempio quella più grande dove sta la stalla delle mucche costa 2 milioni e mezzo, quindi insomma dobbiamo riuscire insomma a raccimolare sti soldi per poter poi spostarci, no? Iniziare a fare le mucche, quindi le mucche penso che ci vorrà del tempo per farle, e quindi io punterei subito su qualche produzione, e quella che mi viene in mente da fare un po' diciamo più semplice sarà il pastificio. Quindi con le uova delle galline le portiamo là, andiamo a fare la pasta all'uovo e vediamo un po' il resto. Quindi io più o meno la vorrei iniziare così. Non so, poi fatemi sapere voi, volete darmi qualche consiglio, insomma. Vi ascolto i vostri consigli, sapete che a me fa piacere quando mi date i consigli. Comunque, eccoci qua. I campi questi qua non sono niente male, raga, non so proprio. Sono abbastanza lineari questi due che abbiamo, e poi altri avete visto sono un po' più di forma irregolare. Insomma, là poi dobbiamo un attimo attrezzare, perché insomma poi con gli operai là sarà un bel problema. Però vabbè, non sono questi diciamo i problemi. Godiamoci questa mappa che l'abbiamo insomma tanto attesa, no? Attesa. Poi in un video avevo detto che si poteva scaricare da mezzogiorno, e infatti Edo ci ha un po' fregato, no? Cioè a me mi ha fregato, perché sul sito c'era scritto dalle ore 12, non so se ci avevate fatto caso, e invece insomma era una bufala, perché insomma dalle 7 del mattino si poteva già scaricare. Quindi avevo insomma Killer Croc nel suo video aveva detto le 7, infatti era quello l'orario, infatti pareva strano che si fosse sbagliato di orario Killer Croc, quindi che poi sul sito c'era scritto da mezzogiorno, insomma era un po' uno scherzetto di Edo. Infatti poi dalle 7 del mattino si poteva già iniziare a scaricare. Ok, dai, qua come pensavo insomma il frumento è ben pochino, mo vediamo un attimo. Vabbè, mo quello che esce esce, ragazzi, lo mettiamo da parte per le galline. Ora andiamo subito pure subito a comprare. Vediamo se riusciamo a mettere l'operaietto. Ma non penso, raga, questa conviene me lo finisco io, perché qua fa un casino. Fa un casinetto. Quindi io mo direi però, se ci fermiamo un attimo qua, allora scarichiamo subito sti 4-5 mila lire di frumento, e direi prima di finire il video andiamo a comprare qualche gallina, qualche pulcino, insomma qua possiamo fare un po' di tutto. Allora andiamo a prendere un trattorino. Purtroppo c'ho un problema che quando cammino mi si abbassano un po' gli FPS, no? Non ho capito perché, un po' mi scatta un po'. Dove un attimo vedevo, devo abbassare un po' le impostazioni, lo vedete un attimo, raga, perché sennò così non si può giocare. Eppure quando ho fatto il test map non già avevo sto problema, non ce l'avevo proprio, e mo sì, boh, non lo so, guarda. Vabbè, allora andiamo a caricare. Volevo passare pure sotto. Vabbè, dai, è uguale. Beh, possiamo passare pure qua, però, dai.
siamo qua sotto. Vabbè, non è proprio la strada sua, però vabbè. Eccoci qua. E voilà. Allora, mentre lui scarica, noi andiamo a comprare qualche gallinella. Qualche gallinella. Ah, dove sta? Dove sto andando? Ah no, qua non ce l'ho le galline, raga. No, mi sono sbagliato, raga, mi sono confuso. Porca miseria. No, le galline ce l'ho a quell'altra fame. Mamma mia, mi sto già... Mi sono confuso con quest'altra, raga. Ma che cacchio dico? Qua ce l'ho le galline, no? Alla San Paolo, no? Mi sono confuso, raga. Ma che cacchio dico? Ma dove sta il pollaio? E niente, raga. Quindi, comunque sia... Quindi, niente. Però, raga, attenzione, perché il frumento possiamo usare per fare la farina. Fa la farina che stava qua al mulino, al Gragnano, mulino Gragnano. Vediamo quanto costava questa, anche se diciamo che non è tantissima, però sennò che ci facciamo col frumento? Vado a ritrovare un attimo i triggerini. Ma dove stavano i triggerini? Qua, eccolo qua. Vediamo quanto ci viene a costare questa. 200, la madò. Tantissimo. Però c'ho la mod quella per affittare la vedete, quella di pago 1000 euro al giorno. Vediamo, dai, vediamo un attimo. Conviene continuare un attimo qua la trebbiatura. Mamma mia, raga, proprio visto quando siete convinti di una cosa, invece sto un po' confuso, sì. Sto confuso. Convinto che c'avevo qua le galline. Niente, raga, che galline c'ho? Non c'ho nulla. Non c'ho proprio nulla qua di galline. Ma che cacchio dico? E vabbè, succede, raga, succede. La confusione, un po' di confusione tra tutte ste farm che ci stanno. Il test map che ho fatto, raga, sono andato fuso. Quindi convinto proprio al 100% che c'avevo le galline qua. Vabbè, non fa niente, raga, perché mo vediamo quanto frumento riusciamo a fare. Se esce un bel rimorchio pieno, conviene andare a affittare il mulino Gragnano e iniziamo a fare un po' di farina, perché sennò è inutile casomai vendere sto poco frumento e poi che ci facciamo? Cioè, per ricavare due soldi non conviene. Conviene affittare quella produzione là, dai, che mo a comprarla non conviene. Perché 200.000 euro? Vedete qua come si autolivella, si alza la Verda M300 o la Verda, non lo so la pronuncia, la Verda o la Verda, potrebbe essere la Verda, però. Ok, ragazzi, mo qua me lo termino io almeno sto campetto e la prossima volta andiamo al mulino Gragnano, iniziamo subito con la farina, dai, sì, conviene o no? Mulino Gragnano, ce l'affittiamo, iniziamo a fare un po' di farina. Dopodiché possiamo iniziare anche la fienagione. Iniziamo a fare pure un po' di fienagione e così appena abbiamo qualche balletta pronta iniziamo con le pecorelle. La paglia, mi sa che faccio le balle. Facciamo qualche ballettina e ora raccolgo sfusa, mo devo un attimo decide e la utilizziamo questa per le pecore, tutta questa paglietta qua. Ok, vabbè ragazzi, concludiamo qua il primo video di questa nuova serie. Spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.